te fa piacere. Quindi vi ringrazio tutti per la vostra presenza. Serate, simpatizzanti e cittadini comuni. Come sapete, da qualche mese il Partito Democratico, Antonio Lopresti, il Vitello, ha rotto gli indugi e si è un po' proiettato verso le imminenti elezioni amministrative che si terranno l'11 giugno. Io personalmente ho lavorato avvalendomi della preziosa collaborazione di tutto il gruppo dirigente, e vorrei nominarli, datemi la possibilità di ringraziarli nominandoli, composto da Alfieri Stella, Barresi Mario, Carrera Nicola, Caminito Giovanni, D'Amico Francesco, Passarello Salvatore, Ruggeri Paolo, Scirei Grazielli, nonché la collaborazione dei nostri consiglieri, di Giorgio Bernardo capogruppo, Cantarella Gino, Lisciandrano, Antonino, Puglisi Lusi e Ragusa Giuseppe, purtroppo lontano per lavoro. Abbiamo lavorato per dare alla nostra città un candidato sindaco, seguendo un po' i criteri e i principi che hanno sempre ispirato l'azione del circolo PD di Militello, nonché la mia personale presenza di correttezza, di trasparenza e di coerenza. L'obiettivo mio personale e del partito è quello di riprendere al più presto, quindi l'11 di giugno, la guida della nostra città, perché tutti noi crediamo nella validità del progetto politico interrotto ma mai abbandonato. Voi tutti sapete che in questi ultimi 5 anni di amministrazione abbiamo svolto il ruolo di opposizione in consiglio e i nostri consiglieri hanno lavorato sempre, hanno fatto sempre con dedizione ed impegno in tutti i luoghi dove va svolta democraticamente l'opposizione. Noi non ci siamo mai sottratti al giudizio della cittadinanza. Abbiamo fatto inoltre iniziative di ogni tipo, assemblee pubbliche, comizi, in piazze e altre manifestazioni. Pur subendo critiche di ogni tipo e sorta, voglio ricordare 2 importanti ed ultimi eventi, anche per non essere molto lungo, a parte che non mi piace essere lungo, lo sapete, sono una persona molto non mi piace, diciamo, parlare molto, ecco. Voglio ricordare solo 2 importanti eventi che ci hanno impegnato come e che consideriamo legittimamente del Partito Democratico: la permanenza del nostro ospedale dove Giovanni si è battuto alacremente ed il blocco della costruzione dell'impianto di biomassa. Questo un po' riassumere un po' gli eventi in una soluzione molto ma molto breve. Ritornando invece all'oggetto della serata, che è quello delle prossime amministrazioni comunali, vorrei un po' illustrarvi come ci siamo mossi come Partito Democratico. Ci siamo mossi nel coordinamento del 24-2 e venne stabilito di creare un gruppo di lavoro formato da 7 persone, membri del coordinamento del consiglio e dei consiglieri, che dovevano un po' vagliare, cercare le soluzioni possibili per poterci presentare alle prossime amministrazioni comunali. Negli incontri che furono successivi alla creazione del gruppo, si manifestò la volontà da parte di tutti di trovare un candidato che fosse la
la persona più in alto e in grado di poterci rappresentare nelle prossime amministrazioni, cosa che logicamente un po' tutti ormai avete capito, non c'erano dubbi che quella persona era Giovanni Burtone. Da parte mia e da parte tutti fu chiesto a Giovanni l'idea che era stata, che era maturata in noi, e Giovanni diciamo che fu subito personalmente entusiasta di quello che gli chiedevamo, prendendosi logicamente i tempi necessari per valutare la cosa che in effetti dal 2 scusate, ci ho ridato un po'. Dal 24-2 al coordinamento successivo che fu fatto il 34-3, nell'ultimo coordinamento che è fatto, dove è stato presente anche Giovanni un po' ci ha illustrato tutto quello che ha un po' in questi mesi, diciamo, tutto ciò che ha verificato nella richiesta che gli avevamo fatto noi. In quell'occasione tutto il coordinamento ha dato piena fiducia a Giovanni affinché continuasse per la strada già intrapresa. Stasera, come era giusto e doveroso da parte del coordinamento del Partito Democratico, era giusto riferire il tutto a un'assemblea che stiamo qui stasera facendo, dove Giovanni ci darà poi, diciamo, ci illustrerà quello che in questi mesi ha un po' verificato e individuato all'interno della nostra cittadinanza. E chiudo ricordando semplicemente che domani ci saranno le primarie. Le primarie si svolgeranno dalle 9 alle 20, dovrebbero iniziare alle 8, ma da dice un po' di ho visto che è domenica. Quindi tutti potete partecipare, tutti potete votare. Per quanto riguarda i tesserati, hanno possibilità di votare, non hanno necessità di pagare 2 euro come invece dovranno pagare chi non è tesserato. I non tesserati quindi dovrebbero pagare 2 euro e riempire un modulo che è uno stampato che è già stato consegnato dalla nostra direzione. Quindi io vorrei a nome di tutti ringraziare Giovanni Burtone per la sua, diciamo, disponibilità, credetemi. Quindi la mia gratitudine personale penso anche di tutti a Giovanni. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti in tanti, ora ce lo toglieremo, non ti preoccupare. Ci iniziamo una grande battaglia elettorale amministrativa in cui la nostra città ci chiama in un modo direi obbligatorio ad essere presenti, che vediamo il degrado della città, vediamo che i valori non ci sono più e ci sono tante altre cose. Io chiedo a tutta l'assemblea, prima di iniziare questa grande battaglia amministrativa, di porre un minuto di silenzio in ricordo di tantissimi amici che sono stati anche fondatori di questo partito e che non ci sono, ma sono sempre vicino a noi. E se fossero qui con noi, sarebbero pronti e sempre in prima linea per assumersi quello che è stato sempre l'impegno e l'onere di portare avanti questa grande città. Ricordo in particolare il nostro sindaco Antonio Lopresti, Lino Lodauro e Giuseppe Poli.
grazie. Ritornando al discorso, come aveva accennato già il nostro coordinatore della sezione, tutti indistintamente, dal primo all'ultimo, abbiamo cercato di proporre alla città una persona capace, una persona esperiente, una persona che va al di sopra del ruolo che questa città fino ad oggi ha garantito. Perché noi al primo posto come partito mettiamo sempre i valori della vita che sono più importanti di ogni altra cosa. Noi mettiamo quelli che sono i doveri della quotidianità, mettiamo la qualità della vita che a Militello ormai si è persa da tanto tempo. Noi vogliamo mettere sempre al primo posto quelli che sono i bisogni della città, della cittadinanza, dei giovani, dei meno giovani, degli anziani. Abbiamo visto che le passate amministrazioni, specialmente questa ultima, non è stata all'altezza del compito. Allora noi ci siamo sforzati e abbiamo pensato, come diceva il coordinatore, a dare il meglio che possiamo dare. Allora vi chiedo a tutti quanti voi di esserci vicini, di sostenerci e di portare avanti questa candidatura e questo progetto che sia vincente per la nostra città, che è ricca di storia, ma che deve essere anche ricca di un futuro importante e degno della nostra città. Grazie a tutti. Mi vuole fare un intervento, ben venga, insomma, a me farebbe piacere, così arricchiamo l'assemblea anche di contenuti, di proposte. Signori, grazie, buonasera a tutti. Giovanni, una grossa occasione. Questa occasione prima la dobbiamo dare a Militello. Perché a Militello? Come tu ben sai, dalla prima volta che sono stati eletti i sindaci diretti, noi abbiamo avuto uno che si chiamava il barbiere. La battuta me l'ha tolto, grazie, l'amico fraterno Carrera, e ci ha governato per 3 legislature, anzi 2 e mezzo. Abbiamo vinto 3-0, con quella composizione dove purtroppo ci vengono a mancare delle persone a Militello importante per la località di Militello, dove è stato un punto di riferimento, e lui, e chi parlo io, parlo del lutto perché ci è venuto a mancare. Anche dopo non avere incarichi, amici, io parlo amici, mecenaggio la trasformano un termine diverso, amici, quando non vedevano lo andavano a disturbare a qualsiasi orario, e lui non guardava Carrera, ma se era di opposizione o se era del partito, perché lui dava un consiglio, un contributo per questa città. Questa persona tragicamente ci è venuta a mancare ed è stato il fondatore, come Giovanni, come tutti gli amici che siamo qua, parte, compreso chi sta parlando, che abbiamo fondato e veniamo dall'Ulivo e abbiamo creato il PD. Io che cosa gli dico a Giovanni Burtone? Da iscritto e da cittadino. Giovanni, senz'altro andrai a trovare un'amministrazione uscente, ahimè, su tutti i punti di vista, tutti i punti di vista, non si salva nessuno. Hai un lavoro pesante e mi auguro che il 12 giugno Militello ritorna a essere governata della politica con la B grande. No, poi ci vediamo, o poi ti do, o poi mi darai, no. Dentro il PD queste frasi non esistono.
esiste solo lavorare per Militello. Militello dove ci hanno portato. Due legislature di destra hanno collaborato a distruggere Militello. Purtroppo il 2008 riusciamo a riprendere di nuovo le redini di questo paese. Il Signore, il destino, ci ha rotto quella legislatura. Pazienza, pazienza, siamo qui. Ora, allora, Giovanni Burtone, un invito a usare il tuo mestiere che tu sai da 40 anni, sei stato pure consigliere comunale a Militello, quando c'erano gli uomini come Ciccio Basso, come Abbotto, io questo me lo ricordo benissimo, qualcuno forse non se lo ricorda che anagraficamente è molto più giovane. Vorrei che Militello ritornasse quella politica grande, non con la pacca sulla spalla, che non paga nessuno. Grazie. Il Buto vuole intervenire? Non c'è nessun altro? Bene, allora io desidero esprimere anche alcune considerazioni. Io vorrei intanto salutare quanti siete intervenuti a questi incontri, devo dire numerosissimi, e questa è una cosa che ci fa immenso piacere, ci gratifica e ci dà anche maggiore coraggio a condurre una campagna elettorale che già riteniamo sia entusiasmante, e con la vostra presenza ritengo lo sia ancora di più. Lo diceva poco fa il segretario, l'ha detto anche Nicola Carrera, Paolo che mi ha preceduto, insomma, e tutti gli altri componenti del direttivo e coloro i quali abbiamo negli anni esercitato un'attività politica attiva, intensa, abbiamo raggiunto una determinazione, quella che in questo momento una comunità come Militello, ma non soltanto Militello, perché i comuni, gli enti locali versano delle condizioni ormai quasi di non poter gestire neanche l'ordinaria amministrazione, è importante, è troppo importante che a guidare la prossima macchina amministrativa fosse un amministratore che abbia delle competenze, che abbia delle conoscenze, che abbia una marcia in più rispetto a quella che ciascuno di noi potremmo avere. Una comunità che ha bisogno di tutto, che ha bisogno di tanto, che ha bisogno di una maggiore attenzione verso l'edilizia scolastica, verso la scuola, verso il futuro dei nostri figli, che ha bisogno di un maggiore rigore rispetto all'ordine pubblico, rispetto alla sicurezza, perché è diventato quasi invivibile, una comunità che invece è sempre stata una comunità considerata e definita tranquilla, una comunità che ha bisogno di una maggiore attenzione allo sviluppo, uno sviluppo che sia sostenibile, che possa determinare crescita, che possa determinare non l'emigrazione di giovani, di tante famiglie che giustamente per la ricerca di una dignità hanno deciso e cercano di, ancora e continuano a decidere di trasferirsi nei paesi del nord Italia o piuttosto nei paesi esteri per garantirsi, ecco, la costruzione di una vita sociale normale. Quindi una città che ha bisogno di tanto, che ha bisogno di poter captare delle risorse che in questi anni purtroppo non siamo riusciti, con l'amministrazione precedente non siamo riusciti a captare. Se noi ci facciamo un attimo un giro attorno e guardiamo un po' gli altri comuni della provincia di Catania, ciascuno ha presentato progetti, ha pianificato iniziative di sviluppo, ciascuno ha determinato investimenti per la nascita di nuovi impianti sportivi, invece i nostri sono in uno stato di totale abbandono, inagibili uno dietro l'altro, ciascuno è stato capace a captare e a intercettare delle risorse per la ricostruzione, per la messa in sicurezza, per il consolidamento, per la costruzione anche di nuovi edilizie, di nuovi impianti per l'edilizia scolastica, e il nostro comune, ahimè, è stato l'unico che è rimasto ai margini di ogni tipo di intervento amministrativo, ai margini di ogni risorsa che nel frattempo è stata spesa sapientemente dagli altri sindaci, dagli altri comuni e dagli altri enti locali.
Quindi noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di un amministratore che abbia le capacità, le competenze di un manager, di uno che sappia, che abbia esperienza in materia amministrativa, che sappia a chi rivolgersi e come rivolgersi, a quali enti fare riferimento per fare arrivare appunto quelle risorse che sono fondamentali per l'esercizio ordinario di un ente locale. Io, avendo avuto esperienze precedenti di amministratore e giusto appunto seguendo un ramo, quello del bilancio, io già mi accorgevo nel 2008, nel 2009, nel 2010 che le risorse da parte dello Stato, quindi trasferimenti dello Stato e delle regioni, andavano sempre a diminuire. Però quell'amministrazione, un'amministrazione che siamo convinti sarà la stessa di quella che andrà e che si sta preparando a governare, era stata capace a intercettare delle risorse di finanziamento che purtroppo in questi anni alcuni sono andati perduti perché non gli è stato dato seguito, perché nel frattempo non si è continuato a eseguire le opere che bisognava e quindi tutti gli adempimenti amministrativi che bisognava fare. Quindi un'amministrazione che abbia queste capacità, queste competenze, un'amministrazione che non si preoccupi soltanto di gestire l'ordinaria attività di un ente, ma un'amministrazione invece che deve investire, che deve produrre e che deve determinare rilancio e sviluppo per una comunità che ne ha veramente bisogno. Abbiamo anche la necessità di un personaggio politico autorevole che faccia anche da raccordo con gli altri sindaci degli altri comuni. Io parlando con alcuni amici che operano nell'ambito dei rifiuti piuttosto che nell'ambito della sanità, io mi accorgo e ho sentito che sono quasi abbandonati, quasi trascurati, quasi messi in un angolo, e questo non può accadere in una comunità, in un territorio che è così ricco, che è così importante. E quindi io credo che tutte queste iniziative, tutte queste attività da questo prossimo governo, da questa prossima amministrazione potranno essere riprese. Io dico che è finito il tempo di candidiamoci, tanto voglio dire candidarsi o fare il consigliere comunale piuttosto il sindaco che l'assessore è come fare una chiacchierata in piazza. Non è così, è finito questo tempo. Adesso è il tempo dell'emergenza, è il tempo che qualcuno dia una svolta diversa rispetto a quello che abbiamo avuto fino ad oggi, e io credo che Giovanni questa forza, questa interpretazione credo che sappia darla, anzi sono convinto che la sa dare. Per questo io personalmente, ma credo anche la città, lo ringrazia per l'investimento e l'impegno che sta dando.